Ciao ragazze, appuntamento mensile con la My Beauty Box del mese di luglio, che non ho parole per questa box, è veramente ridicola, cioè non... Sfido chiunque a dire che è una bella box, veramente sfido chiunque. Sarà anche il video più veloce della storia perché ci sono veramente pochissime cose all'interno, anzi, ve le faccio già vedere subito. Ecco qua, questo è tutto ciò che si presenta dentro la box, con ovviamente il pezzo forte finale che ve lo lascio alla fine del video. Cosa troviamo in questa box? Tre bustine di solari, dovrebbero essere anche dei solari bio, beauty green, quindi anche l'idea è molto carina di poter provare dei solari bio, peccato che comunque siano in campioncino, cioè sì, in bustina. Una è una protezione con SPF 15 che purtroppo io non potrò utilizzare perché io uso solo protezioni alte, altrimenti mi vengono eritemi, puntini rossi, quindi insomma la regalerò. Un attivatore, un gel solare con attivatore di abbronzatura SPF 6, quindi stesso discorso di prima. E poi un doposole, un sole doposole idratante e rinfrescante, ecco che questa è la utilizzerò appunto in bustina. Vabbè, un campioncino di shampoo all'oliva del Mediterraneo, bottigliettina da 32 ml, questa qui. Sì, insomma, si può fare qualche lavaggio, poi dipende dal tipo di shampoo, ma io non lo utilizzerò perché al secondo posto c'è il sodium lauryl sulfate, c'è l'SLS al secondo posto e insomma altre cose. Sì, è paraben free, però c'è l'SLS, insomma, quindi questa la regalerò al mio ragazzo perché lui quando va a calcio gli servono questi prodottini piccolini da avere. Di Veleda, che devo dire che a me è una marca che piace, che c'è dentro la My Beauty Box, l'ho sempre detto perché comunque è una marca costosa, che io trovo al Natura Sì, che non ho mai comprato, proprio perché è costosa e quindi almeno queste cose sono carine e utili da poter provare. Un doccia crema al melograno da 20 ml. E non mi ricordo se c'era già in qualche altra box questo, probabilmente sì, forse c'era già in qualche altra box. E poi due creme da giorno, trattamento giorno tonificante all'iris da 7 ml, quindi comunque questi sono sempre interessanti da poter provare, questi prodotti della Veleda. E abbiamo già finito. Non si può spendere 14 euro per questi prodotti, insomma, è veramente ridicolo. Penso che l'abbiano detto già in molte altre persone. Ho letto tanti commenti giustamente negativi sulla pagina Facebook di My Beauty Box. Molta gente dopo questa box si è disabbonata, ma giustamente, come fai a spendere 14 euro per questi prodotti? Cioè, voglio dire, è ridicolo, cioè è ridicolo veramente. E almeno avrebbero potuto mettere un qualche doposole in full size, anche perché è estate, molta gente va al mare, quindi potrebbe essere stato utile per molte persone. Peccato perché comunque la scorsa box era veramente molto bella, c'erano un sacco di prodotti in full size. Se io avessi speso 14 euro per questa box, assolutamente mi sarebbero girate le borse anche a me. Poi dentro la box, la crème della crème praticamente, questo qui. Che è un preservativo. Questo mese My Beauty Box, questo qua, hanno scelto come partner d'eccezione l'associazione NPS Italia Onlus, che affronta le problematiche legate all'HIV/AIDS attraverso progetti di sensibilizzazione sociale ed eventi su tutto il territorio nazionale. Ho letto molte persone scandalizzate per il profilattico,
Ma io quando l'ho visto, sinceramente mi sono fatta una risatina, ma cioè niente di più, nel senso non è che nel 2013 ci si scandalizza per un profilattico, io spero proprio di no, sinceramente. Io mi sarei scandalizzata per il contenuto di questa box e non per un profilattico, insomma, sì, magari può cozzare un pochino l'idea di metterci in una box beauty, in cui si parla di beauty un profilattico, però insomma. Secondo me, secondo la mia idea, se l'avessero messo nella precedente box, nessuno avrebbe detto più di tanto, insomma. Mentre messo in questa box dove non c'è un Kaiser, è ovviamente che spunta subito all'occhio. Ma non voglio entrare in merito più di tanto a questo qui, anche perché insomma ognuno ha la propria idea, ognuno la pensa diversamente. Mi scandalizzerei per l'interno, eccolo qua, ve lo faccio vedere. C'è un Kaiser praticamente. Forse una delle peggiori box che abbia mai visto proprio in generale. Quindi, boh, sono rimasta male perché sinceramente mi è sempre piaciuta la My Beauty Box nei precedenti mesi. Sì, qualche box magari non era chissà che, però bene o male c'era sempre qualcosa di interessante. Questo mese proprio hanno toppato. Vabbè. Vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere, che cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!